Le nuove rotte della droga, ora in Germania ed in Olanda, si arriva direttamente. Porto di Gioia Tauro, finalmente arrivano i mezzi. Presto le nuove gru. Cimitero di Locri, ruspe in azione per rimuovere le tombe abusive. Giornata mondiale della donazione, celebrata anche in Calabria, a Marina di Gioiosa Ionica, con la Lados. Aeroporto di Reggio verso l'isolamento, disagi nella struttura, voli cancellati. Altre problematiche attenzionano le forze politiche. Benvenuti al giornale di Telemia. Cominciamo dalla politica e dalla campagna elettorale appena cominciata di Occhiuto. Parte dai comitati civici. Questo è l'avvio della costituzione di questi comitati civici, ecco, proprio nell'esaltazione del civismo, sono degli strumenti che ci consentono di interloquire direttamente con i cittadini, quindi di ampliare la base della partecipazione. Sui territori porteremo le nostre idee, queste idee potranno essere in qualche modo recepite anche da chi vuole condividere questo progetto politico, e così insieme potremmo costituire una proposta unica. Le elezioni pensa che potrebbe cambiare qualcosa per quanto riguarda la conferma della sua candidatura? Ma la conferma della mia candidatura anche viene riaffermata oggi, proprio nel senso di portare avanti questo progetto politico che condivide, come abbiamo visto anche alle ultime elezioni, quelle comunali, condivide una base di partecipazione popolare ampia, al di fuori anche di quella che è una logica che di solito avviene all'interno delle strategie dei partiti. È un progetto inclusivo, per cui noi aspettiamo sempre anche l'adesione degli altri, però nel frattempo andiamo avanti, perché penso che forse una delle negatività che c'è stato in passato è proprio quella di essere arrivati alla guida della regione impreparati. Oggi noi abbiamo già da tempo stiamo lavorando su un progetto, abbiamo delle idee, le vogliamo condividere, vogliamo far partecipare i cittadini, credo che questo sia lo strumento essenziale. Cosa vuole dire a lei che Fratelli d'Italia in particolare, visto che sono le due forze alleate che ancora non si sono espresse? Sì, ma questo fa parte della logica della discussione politica. In tutte le altre regioni d'Italia è avvenuto così, cioè alla fine la condivisione c'è stata sempre all'ultimo momento utile. Noi siamo partiti da prima sulla base di una discussione che c'è già stata a livello nazionale, che indicava nella ripartizione delle varie candidature politiche la Calabria e Forza Italia. Forza Italia mi ha designato come candidato ufficiale, però oggi andiamo oltre, cioè noi oggi vogliamo portare la proposta politica direttamente sui territori con comitati civici per esaltare questo senso di civismo, perché un progetto politico secondo me va condiviso e va preparato prima, non possiamo aspettare all'ultimo momento. Parliamo ora di nuove rotte della droga, di come arriva in Europa, quali porti attraversa, quali le destinazioni, e ciò che è emerso anche dall'operazione di ieri, l'operazione apostrofata Edera. Questa operazione sottolinea ancora una volta la capacità dell''ndrangheta di essere duttile e flessibile su ogni scenario criminale transnazionale e in particolare nelle dinamiche del narcotraffico internazionale. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, nel corso della conferenza stampa sull'operazione dei carabinieri del ROS contro il narcotraffico internazionale, con l'arresto di 31 persone, 24 in carcere e 7 ai domiciliari. Gli indagati sono complessivamente 50. L'operazione, denominata Edera, è stata coordinata dal procuratore della Repubblica aggiunto Giuseppe Lombardo. Tra gli arrestati, ha aggiunto infatti Bombardieri, si riscontra la presenza di cognomi storici dell''ndrangheta ionica regina, come i Pelle Gambazza di San Luca e i Trimboli e i Barbaro Castani di Platì. In grado di organizzare un vero e proprio network con interessanze criminali con altre famiglie di 'ndrangheta della piana di Gioia Tauro e di Reggio Calabria. Il tutto allo scopo di programmare ogni segmento del traffico per l'importazione della cocaina da Ecuador e Colombia fino ai porti di Anversa, Gioia Tauro e Rotterdam. Il successo di questa operazione va attribuito al merito e al duro lavoro messo in campo dai carabinieri del ROS, che hanno ricostruito le responsabilità di ognuno degli indagati. Secondo il comandante del ROS, il generale Pasquale Angelo Santo, l''ndrangheta si conferma una struttura criminale transnazionale in grado di movimentare ingenti capitali, il tutto per l'acquisto all'ingrosso
grosso di cocaina, soprattutto in Centro America. L'operazione è stata possibile anche grazie all'efficace cooperazione delle forze di polizia giudiziaria dei vari paesi in cui erano operativi gli emissari dell''ndrangheta. Secondo il procuratore aggiunto lombardo, l'inchiesta connota il carattere di univocità dell''ndrangheta rispetto alla frammentazione di altre forme di criminalità organizzata, capace di tenere insieme varie cosche in un percorso unitario, programmando ogni particolare delle attività criminali, dall'acquisto al trasporto via mare, all'esfiltrazione dai porti di arrivo e allo smistamento dello stupefacente in tutta Europa su gomma, un'attività che richiede un impegno di non poco conto. Bovalino, Buccinasco, Ventimiglia, Brescia, Padova, Ecuador, Belgio, Olanda, Germania sono le aree dove ormai è accertata la presenza di inviati dell''ndrangheta, ognuno con un compito da eseguire rigidamente. Le indagini hanno inoltre posto in evidenza lo scambio continuo da parte degli arrestati di strumenti di comunicazione particolarmente sofisticati, un problema che richiede una sempre più forte integrazione delle varie forze di polizia e nuovi strumenti giuridici a livello internazionale. Alla conferenza stampa hanno partecipato il comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, il colonnello Giuseppe Battaglia, e il caporeparto operazioni del ROS, il colonnello Massimiliano D'Angelo Antonio. Sì, anche questa operazione è molto importante per i risultati e per l'impegno investigativo del ROS, il raggruppamento operativo speciale, dimostra come il core business dell''ndrangheta è proprio il traffico internazionale di stupefacenti. D'altra parte, storicamente l''ndrangheta ha costituito i partner più affidabili per i cartelli sudamericani, garantendo e mediando anche per le altre organizzazioni criminali nazionali e internazionali. Questa indagine ha dimostrato che parte peraltro da una costola dell'indagine mandamento e che nasce da alcune intercettazioni nella casa del boss di San Luca, Giuseppe Pelle, all'epoca, ha monitorato proprio il tentativo di avviare nuovi canali di narcotraffico attraverso un'alleanza con le cosche di Platì e con i referenti in Sud America di queste cosche di 'ndrangheta. Nel corso di questa indagine mi piace ricordare che sono stati arrestati all'epoca due latitanti che all'epoca erano tra i più pericolosi, i latitanti italiani, che erano appunto Trimboli Domenico e Scipione Santo, arrestati nell'aprile del 2013, e che costituivano il punto di riferimento dell''ndrangheta nei paesi sudamericani, costituivano appunto il contatto con i cartelli produttori di stupefacente in quei territori e che garantivano poi le spedizioni verso i nostri territori. Diciamo che l''ndrangheta è un'organizzazione criminale che attualmente costituisce dichiarazioni dei più grossi livelli politici il pericolo criminale numero uno. L''ndrangheta ha una penetrazione e una proiezione nazionale e internazionale che al momento nessun'altra mafia nazionale ha raggiunto. È un pericolo sicuramente, ma lo Stato ha tutti i mezzi e gli strumenti per poterla affrontare in maniera adeguata, come dimostrano queste operazioni, come dimostra l'impegno che lo Stato ci sta mettendo, che richiede ancora un maggiore sforzo. Noi a Reggio Calabria, intanto ringrazio il generale Angelo Santo, il comandante del raggruppamento operativo speciale, per l'impegno che sta mettendo in Calabria, per l'attenzione che riserva a questo territorio. Ma noi chiediamo un'attenzione e un impegno maggiore proprio a livello sistematico. La Calabria, se l''ndrangheta è il pericolo numero uno, ha bisogno di maggiore investimento di uomini e di mezzi. Occorrono più forze di polizia giudiziaria, occorre quell'investimento che lo Stato ha saputo schierare nella lotta a Cosa Nostra. Nella lotta a Cosa Nostra lo Stato ha manifestato fermezza, ha investito in uomini e mezzi in Sicilia e ha ottenuto dei risultati. Oggi chiediamo la stessa cosa per la Calabria, perché si possa affrontare questo fenomeno in maniera adeguata al pericolo che costituisce. Dimostra che il porto di Gioia Tauro non è più il porto principale. Ma il porto di Gioia Tauro ha costituito per anni, in passato la porta veniva definita la porta d'ingresso della cocaina in Europa. Già in passato noi abbiamo verificato come l''ndrangheta ha utilizzato altri porti d'accesso della cocaina in Italia. Altre operazioni hanno dimostrato che l''ndrangheta ha utilizzato anche porti del nord Europa per i propri carichi di stupefacenti. Il porto di Gioia Tauro, anche grazie ad un maggiore controllo, ad una maggiore incisività dell'attività della polizia giudiziaria,
ha costituito un porto non più completamente sicuro per l'Andrangheta. Non possiamo dire che ancora non ci sia la droga, non arrivi la droga nel porto di Gioia Tauro, peraltro recentemente ci sono stati i sequestri di grossi quantitativi, ma l'anno scorso ad esempio c'è stato un picco negativo dello stupefacente arrivato tramite il porto di Gioia Tauro, a cui ha corrisposto un maggiore sequestro nei paesi d'origine, di provenienza e anche nei paesi del nord Europa. Sicuramente la stessa 'Ndrangheta è consapevole che il porto di Gioia Tauro non costituisce più un punto d'accesso semplice e sicuro, tant'è vero che le nostre indagini consentono di verificare come loro stessi si rendono conto della necessità di trovare altre vie d'ingresso. Al generale. Sono diverse le criticità all'aeroporto di Reggio Calabria, al Minniti. C'è anche un calo di voli in questo periodo, anche di ricettività per quanto riguarda la nuova stagione estiva. I politici intendono attenzionarsi ancora di più a questo triste fenomeno. Rischia di rimanere a terra l'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, col conseguente ulteriore isolamento di un'intera area del sud e un ennesimo grave punto di crisi occupazionale. Si sta assistendo infatti ad una continua spogliazione delle attività aeroportuali, con le compagnie aeree che tagliano le rotte o abbandonano lo scalo. E quanto sostiene in una nota il consigliere regionale Alessandro Nicolò, che in proposito lancia un appello alla piena assunzione di responsabilità delle istituzioni della politica, senza confini di appartenenza ma neppure con confusione di ruoli, per individuare e avviare tempestivamente piani concreti d'azione per un rilancio vero delle attività aeroportuali sulla base del reale potenziale offerto dal considerevole bacino di utenza della struttura. Nicolò mette in luce il recente disimpegno della compagnia Blu Panorama, la low cost che avrebbe deciso di cancellare i voli riguardanti le rotte che collegano la città dello Stretto a Torino e Bologna, riducendo al tempo stesso le frequenze dei voli diretti a Milano, e ricorda le preoccupazioni di importanti organizzazioni sindacali come la Guil Calabria relativamente alle incertezze legate al futuro di Alitalia, ancora ad oggi elemento di vitale importanza per il Tito Minniti, che potrebbero rappresentare un altro fattore determinante per lo stato di crisi occupazionale dello scalo aereo. Da questo quadro, secondo l'esponente politico, emerge nettamente l'esigenza non più rinviabile di un confronto serrato con i vertici della SACAL per affrontare i nodi della questione e mettere a fuoco proposte, soluzioni e progetti di lungo respiro. Ben oltre la crisi di mancanza di voli e la diminuzione di tratte, sottolinea Nicolò, si tratta di verificare deficienze o mancanza di volontà dei soggetti competenti ed eventualmente rimuovere negatività. Ma soprattutto c'è da pensare in grande, con piani di adeguata prospettiva per superare il succedersi di crisi e creare condizioni stabili di appetibilità dello scalo reggino, assicurandone un futuro certo. Gay nell'Andrangheta. Certo, si parla di questo, di quello, anche di qualche capo, girano pettegolezzi, voci, ma non si fa finta di niente. Sentiamo questo importante report su 'Ndrangheta e gay. A quale 'ndrina è affiliato lei? Una di Reggio Calabria collegata alla famiglia Tegano. Da quanti anni lo è più o meno? Dall'età di 14 anni. Come avviene l'arruolamento nella 'Ndrangheta di Archi? Non esiste più il battezzo, sono stupidaggini. Oggi conveni con uno, inizia a lavorare per lui, a fare le prime cose. I riti di affiliazione, come c'erano una volta, il santino, il sangue? No, sono cose passate. Ormai i legami si basano sui soldi. Nel nostro colloquio preliminare abbiamo parlato di gay. Ci sono degli omosessuali nella 'Ndrangheta? Ma si parla di questo, di quello che va con gli uomini, ma... Cosa succede quando ci sono questi pettegolezzi di cui anche in passato lei mi aveva parlato? E niente, uno pensa sempre che sono tragedie, no? Quando c'è questo pettegolezzo di questo picciotto che si dice che va con gli uomini, nel clan, nella famiglia, qual è la reazione? Si fa finta di niente, fanno finta di niente. Non è più come una volta che si diceva che li facevano sparire con la lupara bianca o che li uccidevano? No, l'importante è che non diventi una cosa pubblica. Il pettegolezzo esiste anche per alcuni capi che... Abbiamo letto di queste lettere che Musarella Stefano aveva rivolto a Giovanni De Stefano. No, a me quelle lettere di Musarella sembravano cretinate di... Sì, infatti, non era chiaro se l'intento era affettivo o semplicemente un messaggio metamafioso. Uno che è gay può
allora in questa fase entrare nell'andrangheta? Se uno è gay effeminato, no, è vietato. Invece se si viene a sapere dopo che un picciotto va anche coi maschi, si fa finta di non vedere. Questa è una novità, perché abbiamo sempre detto che non era così, anche se devo dire il procuratore di Catanzaro Gratteri proprio in un'intervista a noi disse che lui sapeva che c'erano, sapeva benissimo che c'erano anche i luoghi apicali del clan. Come mai l'antistato accetta anche che ci siano dei vociferati omosessuali? Non dico gay dichiarati, questo l'ha già risposto di no, ma dei vociferati. Perché adesso ogni uomo è prezioso, adesso lo Stato fa sul serio, prima no, i tempi sono cambiati, cioè ogni uomo fa la differenza. Sì, assolutamente, con tutti gli arresti che ci sono stati. Sa, nelle mie varie indagini qui che ho fatto in Calabria, Reggio Calabria, mi è arrivata all'orecchio dalla stessa famiglia, quindi la fonte è la stessa famiglia, non facciamo il nome della famiglia, che un loro componente è stato allontanato, parliamo di 15-20 anni fa, perché dicevano che fosse gay. Così si diceva, ma poi ha fatto figli. Sì, ha fatto figli e quindi? E le chiacchiere si sono fermate. Beh, basta fare figli. C'è anche la fecondazione assistita, però vabbè. È vero che nella piana si vocifera che ci siano qualcuno dice intercettazioni di un capo importante che andava con i trans. Questo io non lo so, sono gli archi, non lo so. Archi, anche lì girano voci, questo, quello, anche abbastanza alla luce del sole su alcuni che avevano certe abitudini. Che commento mi può fare su queste voci che giravano di alcuni ad Archi? Ma, si dice questo, si dice quello, uno che l'hanno arrestato da poco che andava a trans, lo dicevano tutti, ma nessuno l'ha mai cacciato. Altre udienze e le prime sentenze in quello che è il processo Santa Fe. Ci occupiamo adesso di giudiziaria. Il 26 giugno la Corte d'Appello di Reggio Calabria emetterà la sentenza del processo Santa Fe, giunto in secondo grado dopo le condanne del GUP distrettuale a oltre 300 anni di carcere. Con l'ultima discussione difensiva da parte dell'avvocato Giuseppe Milicia si è concluso il dibattimento. I giudici di Piazza Castello hanno rinviato per eventuale replica del sostituto procuratore generale e subito dopo inizierà la Camera di Consiglio. Alla sbarra ci sono 27 imputati accusati di traffico internazionale di droga e finiti in carcere nella maxi operazione della distrettuale antimafia Regina. L'operazione, scattata nel giugno 2015, è una delle inchieste più importanti e complesse di sempre in materia di narcotraffico, tanto che alle indagini della Guardia di Finanza hanno partecipato anche la DEA americana e la Guardia Civile spagnola. L'inchiesta è stata chiamata Santa Fe dal nome della città spagnola dove è stato arrestato il broker calabrese della cocaina Roberto Panunzi, detto Bebè. Le tonnellate di stupefacente sequestrate nel corso dell'operazione, che ha visto i porti di Gioia Tauro, Genova, Livorno e Vado Ligure snodi centrali per l'entrata in Italia della cocaina importata dal Sud America. Santa Fe prende le mosse dall'inchiesta Buongustaio, sempre coordinata dall'allora procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, e si inserisce in una più ampia indagine della DEA, nell'ambito della quale era emerso che i fornitori di cocaina erano gli stessi delle famiglie mafiose calabrese, le uniche che godono della fiducia da parte dei narcos colombiani. Dopo le richieste della Procura Antimafia, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha stilato il calendario degli interventi dei difensori, conclusi ieri in serata. La Procura Generale ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado emessa dal giudice per l'udienza preliminare di Reggio Calabria alla fine del processo celebrato con il rito abbreviato. Dopo 6 mesi dall'inizio del dibattimento di appello, quindi, il procedimento si avvia verso la fine, con l'emissione della sentenza prevista per il 26 giugno prossimo. Ruspe in azione a Locri, esattamente al cimitero, per rimuovere le tombe abusive. Da questa mattina nel cimitero di Locri sono in azione le ruspe attive nella demolizione di tombe abusive e difformi di recente realizzazione. Su input dell'amministrazione comunale locrese, guidata dal sindaco Giovanni Calabrese, un'azione finalizzata a restituire decoro e dignità al cimitero di Locri.
I vivi hanno profanato con assurde realizzazioni il luogo sacro dove riposano i defunti. Sono state realizzate di recente centinaia di tombe abusive o difformi in qualsiasi angolo del cimitero. Oggi, con la demolizione, un'azione di ripristino della legalità che colpisce chi ha voluto speculare sull'edilizia cimiteriale. È necessario ricordare che le tombe demolite erano vuote e molte di loro pronte per essere immesse nel mercato immobiliare. Oggi è la giornata mondiale della donazione. Anche in Calabria viene celebrata in molti punti, in tante città, anche a Marina Gioiosa Ionica. C'eravamo con le nostre camere e abbiamo realizzato questo servizio. Sono numeri che fanno la differenza, tanto che presto si spera di poter raggiungere l'autonomia regionale, quelli dei donatori di sangue calabresi. Ed è proprio a tutti coloro che compiono questo importante gesto di altruismo che è dedicato il 14 di giugno, la giornata mondiale dei donatori di sangue. Stamattina, in occasione di questa speciale ricorrenza, a Marina di Gioiosa Ionica ha avuto luogo una speciale raccolta organizzata dalla LADOS, ovvero l'associazione Locri dei donatori sangue, un gruppo di volontariato che opera senza scopo di lucro fin dalla sua costituzione, che persegue un fine di interesse pubblico, ovvero garantire un'adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità. Ai nostri microfoni stamane Filippo Tedesco, il presidente della pubblica assistenza LADOS, che ha rivolto uno speciale ringraziamento a tutti i volontari e ai donatori. Buongiorno a tutti i donatori e a tutte le organizzazioni che sono sulle piazze per la raccolta del sangue, perché oggi per noi, per l'Italia, è una giornata mondiale che per la prima volta prende la bandiera mondiale sulla donazione, per cui è il primo Stato mondiale che dà un contributo così vivace, così ricco e così sensibile alla donazione. Stamattina siamo qua proprio per raccogliere il sangue, perché sensibilizzare la gente e dimostrare la nostra serietà e la raccolta e il fabbisogno del sangue, che oggi in Italia e particolarmente nella nostra zona siamo carenti ancora di sangue, ma pensiamo che a breve dovremmo risolvere tutto il problema di essere autonomi al fabbisogno del meridione e particolarmente della Locri e della zona della Piana, dove noi come LADOS lavoriamo. Giorno 18 e martedì, settimana prossima, viaggio gratis a Roma, ma più che il viaggio gratis è per protestare sul decreto Calabria, il decreto sanità, della fase di stallo, delle criticità che presenta questo decreto. Organizzare questo viaggio, questa manifestazione, è l'onorevole Marco Siclari, Forza Italia, che ci spiega in questa intervista del perché e di come è organizzata questa manifestazione per martedì prossimo. Sì, la manifestazione di martedì è sostanzialmente per dare dignità a quell'onestà che caratterizza i calabresi veri. Ci sono due modi per fare politica. Un modo è quello che conosciamo tutti, no? Di fare alcune battaglie finalizzate ad avere un po' di visibilità. Il secondo è quello più difficile, dove ci si prova in tanti, però comunque difficile, ed è quello di fare le battaglie per tentare di raggiungere gli obiettivi. Abbiamo sempre fatto le manifestazioni in Calabria, ma le abbiamo sempre fatte in territorio calabrese e non hanno mai superato il Pollino, siamo sempre rimasti isolati in un territorio circoscritto alla Calabria. Ecco perché spesso le importanti, imponenti manifestazioni che si organizzavano in questi anni in Calabria non hanno mai avuto alcun eco a Roma e quindi mai non sono mai stati raggiunti gli obiettivi. Allora io credo che dobbiamo iniziare a farci sentire a Roma, dobbiamo iniziare a fare come fanno tutte le altre città d'Italia, dal Trentino Alto Adige fanno ore di autobus, di treno per venire a Roma, manifestare in piazza affinché una delegazione dei manifestanti viene ricevuta da rappresentanti del governo per aprire un tavolo tecnico istituzionale di confronto che possa essere utile a migliorare qualcosa che in quel momento non va, è motivo per il quale poi si è arrivati a Roma a manifestare. Quindi l'obiettivo qual è? Quello di martedì è arrivare a Roma e far capire che nonostante siamo a giugno, nonostante pochi credono nella politica, c'è comunque sempre la volontà
di migliorare le cose, soprattutto da parte di noi calabresi, che spesso veniamo indicati come quelli che no, ma vogliono vivere così, a loro piace stare in quelle condizioni, sono rassegnati, sono loro che non vogliono cambiare. Non è vero, noi calabresi non siamo così. Noi calabresi forse abbiamo avuto troppa fiducia nello Stato, abbiamo atteso per la troppa fiducia che abbiamo dato e nessuno ha mai dato le risposte che avevamo bisogno. Allora iniziamo a fare come fanno tutte le altre città d'Italia, andiamo a Roma a chiedere che vengano garantiti i nostri diritti, in particolar modo martedì arriverà in aula il decreto Calabria, il decreto salute della Calabria, che come avete letto in tutti gli articoli di giornali, di tutti i giornali, è un decreto che rischia di peggiorare l'attuale situazione, che oggi è già in una situazione di emergenza. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Andiamo adesso al porto di Gioia Tauro, buone notizie sono in arrivo, arriveranno settimana prossima nuovi mezzi. Nel porto di Gioia Tauro arrivano i primi mezzi nuovi di zecca per potenziare lo scalo e aumentare i volumi di transito e sbarco. È domenica che si aspettano le nuove attrezzature per poi essere scaricati il giorno dopo. Si tratta dei primi 8 carrelli per la movimentazione dei container sui 40 già acquisiti e destinati a potenziare l'equipaggiamento del porto calabrese. Si toccano con mano quindi i primi rilevanti investimenti voluti da TIL, la società che fa capo a MSC, dell'armatore italo-svizzero Gianluigi Ponte, che lo scorso marzo ha preso il controllo totale del terminal calabrese dopo una febbrile trattativa con l'altro socio. E l'obiettivo della nuova governance del porto è di superare i 100 milioni di investimenti che permetteranno di incrementare la produttività dello scalo gioiese. Oltre ai carrelli sono state acquistate anche altre 6 nuove gru di banchina. Le prime 3, che devono superare uno speciale collaudo, dovevano arrivare a luglio, ma il tutto è slittato a settembre, mentre le altre 3 verso fine anno. Mentre sempre entro la fine dell'anno è previsto l'arrivo di altri 32 carrelli. Un impegnativo sforzo, quello del gruppo di Aponte, per permettere al porto di Gioia Tauro di operare senza problemi anche sulle nuove navi che hanno un carico superiore ai 20.000 container e rilanciare il suo ruolo nel Mediterraneo. La nuova società che gestisce il porto ha buoni intendimenti. La sua intenzione è quella di aumentare i volumi, ma al momento le condizioni generali del terminal non lo consentono. Per questo già a fine mese inizieranno i lavori di livellamento dei fondali per consentire sempre di più alle navi di ultimissima generazione di arrivare nel porto calabrese senza problemi. Preso atto di queste nuove condizioni e del piano aziendale della società che è subentrata a MCT, il commissario dell'autorità portuale Andrea Agostinelli ha deciso di archiviare la procedura di decadenza della concessione avviata lo scorso anno, che era stata data alla società che ha avviato le attività del terminal e che ha ceduto il timone alla società che fa capo all'armatore Aponte nello scorso aprile. Parliamo ora del Polo Universitario di Africo. Sentiremo un'intervista con il professor Enzo Siviero in visita al Polo di Africo, un'altra al dottor Gian Domenico Stilo, direttore del Polo Universitario di Africo e anche il sindaco di quella comunità, Francesco Bruzzaniti. Oggi ci ritroviamo qua dopo che ieri siamo stati insieme al rettore, insieme ad alcuni scrittori, tra cui il nostro concittadino Gioacchino Criaco, Cosimo Spameli, il comandante dell'arma, il professore Bombino. Ci siamo ritrovati insieme al rettore ad Africo Vecchio, quindi, perché ha voluto fare una visita ai nostri borghi antichi. Si è discusso, si è parlato di futuro, soprattutto di futuro di questa terra, di futuro per Africo, questa comunità che negli anni ha dovuto traslocare dall'Aspromonte al mare, e tutto questo ha avuto il senso, quindi si è incentrato su una discussione che parlava di ponti, soprattutto ponti umani, che in cui il professore sembra di essere la persona giusta che possa darci le idee pure giuste. Buongiorno a tutti, sono molto felice e soprattutto orgoglioso di essere qui nella Locride a visitare questa sede prestigiosa della nostra Università e Campus, che ha una dimensione straordinaria. Parliamo di 30.000 studenti, 15 poli didattici e altri ancora, compreso questo, sede di esame. Questo è un luogo che può dare molto, è un luogo dove l'Università e Campus vuole investire, perché
L'obiettivo è fare in modo che gli studenti da qui non se ne vadano, creare quindi le occasioni di lavoro, le occasioni per dare loro speranza che restare qui merita. Io sono convinto che il Sud possa dare molto in futuro, spero che cambino anche gli atteggiamenti mentali del Nord e da questo punto di vista mi sto battendo fortemente, pur essendo un uomo del Nord ho il cuore che batte a Sud, quindi per me il Meridione è il luogo del futuro perché è il luogo del passato, dobbiamo ricordarselo tutti. Il Mediterraneo è stata la culla della civiltà e qui abbiamo la Magna Grecia. Chi meglio di questo luogo fa respirare la cultura, la scienza, la filosofia e soprattutto le genti? Ecco, questo mi pare particolarmente importante, oltre ad avere una straordinaria situazione da un punto di vista della natura, perché l'Aspromonte è un luogo magico, ahimè poco conosciuto. Ho avuto modo anche di visitarlo ieri e sono molto felice. Devo dire che soprattutto l'ospitalità e il calore umano che si incontra qui è raro e io ogni volta che vengo ci vengo sempre molto volentieri perché trovo degli amici che si determinano tali anche solo dopo pochi minuti, una cosa rara. Tornando a noi, questo polo per noi è molto importante perché sta promettendo molto bene, è già una realtà significativa. Ci auguriamo che si possa ancora allargare, visto che gli spazi a disposizione sono straordinari. Per noi oggi è un giorno molto importante. Avere qui il magnifico rettore, il professor Enzo Siverio del nostro Ateneo, della prestigiosa Università e Campus, significa tanto. Significa tanto non soltanto per noi che abbiamo l'onore di rappresentare l'Università in tutta la provincia di Reggio Calabria, ma anche per il territorio stesso, per la Locri dell'istruzione. Si è sempre bandita come come la culla della legalità e quindi è chiaro che se si vuole ripartire sul territorio si deve ripartire proprio grazie attraverso l'istruzione. Lavori di restyling sul lungomare di Gioia Tauro, ultimati, quasi ultimati, sentiamo un po' sullo stato dei lavori. L'ultimo tratto del lungomare di Gioia Tauro è stato restituito ai pedoni. Si tratta del tronco sud che da oltre 4 anni era inutilizzabile in quanto chiuso con lamiere che ne delimitavano il max cantiere messo in piedi e che prevedeva la realizzazione del centro polifunzionale, destinato alla nascita di un teatro all'aperto, di 2 sale convegni e di sale espositive per rassegne e mostre collettive di arte figurative e di altre strutture ricettive. Era il risultato di un ambizioso progetto del programma PISU con un investimento di oltre 5 milioni di euro. I lavori erano fermi dal 2015 perché l'impresa affidataria era stata destinataria di un'interdizione. Ma il marciapiede, lato est del lungomare, era rimasto incredibilmente bloccato, interdetto per un tratto di alcune centinaia di metri, malgrado dell'opera in questione non si sapesse più nulla. Come sempre sono risultate inutili le segnalazioni, le proteste e le denunce di tantissimi cittadini, in particolare di molti amanti della marcia e della corsa, che avevano chiesto al comune la rimozione di quelle banchine. E proprio in questi giorni squadre di operai del comune hanno provveduto alla rimozione e alla risistemazione delle lamiere, ridando ai cittadini il marciapiede tanto atteso per il suo naturale utilizzo. Ieri Sant'Antonio, tante feste per la Calabria, abbiamo seguito qualcuna, ecco ad esempio quella di Palmi. Andiamo a Palmi. Uno dei capi portatori quella di Sant'Antonio. Sì, sono il presidente, come capo portatore no, ma sono semplice come loro, come ragazzi splendidi che per Sant'Antonio fanno di tutto, sono devoti, sono gente che ognuno ha ricevuto il suo miracolo, quindi è il minimo che possono fare per questa festa. Vediamo che ci sono tanti giovani. Sì, tanti giovani, sì, questo è grazie a Sant'Antonio, grazie al nostro Signore che ogni anno ne manda sempre, ne recluta sempre nuovi, sì, ringrazio a Dio. Ci hanno detto che è da pochi anni che si rinnova questa festa. È da 10 anni, grazie a voi. Sì, è da 10 anni che abbiamo costituito questo comitato che poi è subito subentrato come associazione dove facciamo le serate come festeggiamenti in onore al santo. Tremauro, vediamo tanti giovani in questa processione e portare anche Sant'Antonio, ecco, tanti, e tanti devoti.
È una realtà molto bella, molto profonda, anche che è molto commovente. Significa che la fede non è assopita, ma tanti giovani ancora la riescono a vivere nelle loro forme, nelle novità di vita, cambiamenti, ma sempre verso l'unico Signore. Sant'Antonio, dopo 800 anni, ancora attira molto i giovani e che vivono in comunione e in fraternità in uno spirito francescano come era Sant'Antonio. Ecco, tante persone che abbiamo sentito prima, ecco, tanta fede, ecco, tanta gente presente oggi qui. Tantissima gente già nella preparazione, ieri dicevo durante l'omelia alla messa, tantissimi bambini con i loro genitori, che è un segno di speranza molto forte nonostante la crisi, le difficoltà economiche, ma la vita è sempre un segno molto bello. E oggi tutta questa gente che si ritrova insieme, un quartiere che è vivo, un quartiere che vuole veramente esprimere ciò che è qualcosa di profondo, che è l'amore che il Signore ci dona, e il Vangelo, la parola che Sant'Antonio ha annunziato, e che si può vivere nonostante i difetti, i peccati che tutti abbiamo. Viva Sant'Antonio! Viva Sant'Antonio e viva questa città di Palmi. Grazie. Sì, molti, molti ragazzi, tutti molto uniti per questo santo, tutti molto giovani, vedete? È un giorno di festa oggi. Viva Sant'Antonio! Ecco, da quanti anni è che lei porta il santo? Questo è il mio terzo anno. È come un'esperienza molto, molto bella, gratificante pure. Come nasce questa passione, diciamo, questa fede per questo, per portare la statua? Più per una cosa riguardante la mia famiglia, perché mio padre si chiama Antonio e lo faccio in onore suo, perché alla fine io con piccole cose posso ringraziare quello che lui ha fatto per me. Ecco, una famiglia unita, una famiglia che ci crede nei valori, ecco, tu oggi ricambi questo con questo portare... Con questo, diciamo che questo è un piccolo gesto per quello che loro hanno fatto per me, soprattutto mio padre e mia madre, e io ringrazio sempre loro. Il Consiglio Comunale. Ecco, oggi si festeggia qui a Palmi Sant'Antonio. È un culto molto importante, un culto che la nostra città ha ritrovato dopo anni, e siamo davvero molto entusiasti che la cittadinanza possa giorno dopo giorno appoggiarsi e comunque ritrovare questo santo per la protezione di tutti i cittadini. Sono tanti i fedeli che vediamo qui in chiesa, ecco, per questo santo. Sì, sì, è una chiesa gremita nonostante il caldo, nonostante oggi, ma è davvero bello poter ritrovare questa fede giorno dopo giorno, che possa accompagnare tutti i cittadini nei loro problemi giorno dopo giorno. Quindi ritrovare la fede è sempre un atto fondamentale per tutti noi. Un'altra festa di Sant'Antonio che seguiamo come da tradizione, che si tiene a Siderno, andiamo nella comunità ionica. Come tradizione vuole, da diversi anni a questa parte, il 13 di giugno presso la casa di riposo Sant'Antonio a Siderno ha luogo l'attesissima festa in onore del santo che dà il suo nome alla struttura. Un evento irrinunciabile da trascorrere all'insegna della convivialità e della fede, a cui ha preso parte anche Sua Eccellenza il Vescovo di Locri Gerace, Monsignor Francesco Oliva, che per l'occasione ha celebrato anche la Santa Messa alla presenza degli anziani, del personale della struttura e di numerosi parenti accorsi per prendere parte ai festeggiamenti. Sant'Antonio è uno dei santi che continua a fare molti miracoli. Oggi, se abbiamo visitato un po' le nostre chiese, le abbiamo viste gremite più della domenica. Significa che è un santo questo che attrae, che attira e continua ad attrarre ed attirare dopo più di 800 anni che sono trascorsi da quando lui è vissuto. Era un coevo di San Francesco di Assisi, siamo proprio alla fine del XII secolo, inizio del XIII secolo, nato in Portogallo, nel 1195, era agostiniano inizialmente, quindi una persona attratta dalla vita spirituale, attratta dalla preghiera. Poco più tardi si è svolta anche la cerimonia di premiazione dei bambini vincitori del torneo di calcio, organizzato proprio per l'evento. Un ricco buffet ha deliziato i numerosi cittadini intervenuti. L'evento è stato fortemente voluto dall'Associazione Pro Casa di Riposo Sant'Antonio, in collaborazione con le suore ancelle parrocchiali dello Spirito Santo. E anche quest'anno ha regalato un momento di gioia e allegria agli anziani ospiti della struttura, che rappresenta ormai un vero e proprio punto di riferimento sociale, non solo per Siderno, ma per tutto il territorio.
Per l'agenda sabato 15, 18:30 presso Largo Dante, Borgo Medievale, Gioiosa Ionica, convegno studi La Repubblica Teocratica e Comunista di Tommaso Campanella. Domenica 16 dalle 17 nel borgo di Gioiosa Ionica l'evento Degustando a Gioiosa. Venerdì 14 alle 19 Roccella Ionica, largo Rita Leda di Montalcini, ritornano i caffè artistico letterari 2019 con la presentazione del libro di Domenico De Masi Il Lavoro. Sabato 15 alle 17 Biblioteca Gaudium Corpora, Palazzo Nieddo del Rio Locri, la presentazione del libro scritto da Manuela Calauti, Antonia Fabiola Chirico e Teresa Parisi dal titolo Scioglimento degli enti locali per mafia, excursus storico, presupposti e rimedi. Domenica 16 alle ore 9 Lucky Horses presenta Roccella nel West, appuntamento presso lungomare di Roccella Ionica, lato nord, Pineta Porto delle Grazie, in programma una passeggiata a cavallo tra le colline di Roccella Ionica, pranzo e prove di abilità a cavallo, sarà allestita anche un'area dedicata ai più piccoli. Martedì 18 di giugno nella sede di Scolea alle ore 18 Roccella Ionica, incontro dal titolo Lavoro versus Capitale, poi sabato 29 di giugno ore 21 corte di Palazzo Comunale a Locri, cerimonia di premiazione 51 giugno Locrese. Adesso andiamo a leggere i titoli delle principali testate calabresi. I titoli dei quotidiani calabresi, iniziamo da Gazzetta del Sud, in apertura titolo sottotestata l'intervista a Orlando, il PD nazionale, ora una nuova fase in Calabria, li vediamo anche in foto il vice segretario Andrea Orlando. Poi il porto di Gioia Tauro, in arrivo i carrelli per i container, Reggio, l'ospedale metropolitano respira, Cotticelli autorizza deroghe al blocco del turnover, ci potranno essere quindi assunzioni. In apertura di Gazzetta del Sud, edizione di Reggio Calabria, la 'ndrina e la cocaina, 30 arresti, l'operazione Edera dei carabinieri del ROS e della DDA di Reggio, smantellata un holding internazionale, le cosche della Locride in affari con i narcos del Sud America. La fotonotizia, Prodi a Pentimele via libera dalla MIBACT, nuovo passaggio per la costruzione dell'opera. Andiamo adesso al quotidiano del Sud, in apertura la sanità, decreto, grido d'allarme delle imprese, incriminato un passaggio del testo, le stazioni appaltanti fuori regione ci penalizzano. Un intero comparto rischia infatti di essere messo in ginocchio, circa 2.000 lavoratori interessati. Noi non siamo mafiosi né corrotti, perché escludere la sua dalla Calabria? Questo appunto l'interrogativo. Andiamo alla fotonotizia, lo snodo calabrese del narcotraffico, 31 arresti, 4 gruppi criminali uniti, il ruolo dei due pentiti. E poi le regionali, Occhiuto lancia i suoi comitati civici, tappa Catanzaro e Oliveri oggi chiama a raccolta i sindaci. A Crotone 500.000 di finte tasse, il contabile si era appropriato dei soldi di un'anziana, condannato. Lavoro, politiche attive ferme al palo e formazione senza soldi. E poi l'unica, il nuovo rettore fumata nera tra Leone e Perrelli, uno stretto divario. Al taglio basso Reggio, consigli congiunti in piazza per l'ASP, caso default, le assise comunali e metropolitana lunedì in piazza Italia, organizzata un'iniziativa pubblica dopo la richiesta avanzata dal commissario. Il tempo che farà in Calabria. L'anticiclone subtropicale continua a stazionare con i massimi di geopotenziale sulle regioni meridionali italiane e si associa all'afflusso di correnti molto calde e secche di origine algerina, specie in Calabria. Ne scaturisce così ancora una giornata stabile, diffusamente soleggiata e all'insegna del caldo intenso, apice della seconda ondata di calore del mese di giugno, con massime fino ai 38-39 gradi centigradi, valori più contenuti invece, anche se il caldo sarà più afoso lungo le coste, venti a prevalente regime di brezza. È tutto per questo giornale, grazie per l'attenzione, riepilogo. Le nuove rotte della droga, ora in Germania ed in Olanda, si arriva direttamente. Porto di Gioia Tauro, finalmente arrivano i mezzi. Presto le nuove gru.
Cimitero di Locri, ruspe in azione per rimuovere le tombe abusive. Giornata mondiale della donazione, celebrata anche in Calabria, a Marina di Gioiosa Ionica con la Lados. Aeroporto di Reggio verso l'isolamento, disagi nella struttura, voli cancellati. Altre problematiche attenzionano le forze politiche.